Benvenuti a questo nuovo tutorial in questo nuovo anno 2012, che non è un anno qualsiasi, bensì un anno particolare, l'anno del rilascio in aprile della nuova Ubuntu 12.04. Per anno particolare io intendo questo, naturalmente non di certo l'anno della presunta fine del mondo, per carità, che quella è ben di là da venire. Restiamo quindi sul concreto e anche sul bello, almeno per quanto mi riguarda, sulle belle notizie tecnologiche nel mondo del nostro pinguino, che è appunto la futura presentazione di Ubuntu 12.04, che avverrà esattamente verso il 26 o 28 aprile di quest'anno, se non erro, in quei giorni lì, giorno più, giorno meno. Allora, in questa occasione, appunto di inizio anno, diciamo, sono ancora a metà gennaio, quindi un po' in ritardo, ma visto che non ho fatto video precedenti, vi faccio i miei auguri in questa occasione. Dicevo, in questa occasione di questo anno particolare, del rilascio di Ubuntu a lungo termine di supporto, tra l'altro, e quindi dopo ben 2 anni di presenza di Ubuntu 10.04 sul mio PC, in aprile finalmente installerò una nuova versione di Ubuntu, appunto la 12.04. Ecco, in questa occasione ho deciso di fare questa mini serie di video, di cui questo che state ascoltando in questo momento è la prima parte, una mini serie di video, dicevo, in cui voglio presentarvi delle idee, delle mie proposte di cambiamenti e di operazioni preparatorie, appunto, in attesa della nuova versione di Ubuntu. Sono delle idee, delle proposte di cambiamenti che mi sono annotato per me stesso, e che non è assolutamente sicuro che poi applicherò effettivamente, ma voglio condividerle con voi anche magari per darvi degli stimoli anche per voi stessi, magari che volete fare le stesse cose, oppure da uno spunto ne deriva un altro per voi, eccetera, eccetera. Magari nei commenti possiamo anche scambiarci delle idee, così da arrivare pronti, belli pronti in aprile e installare la nuova Ubuntu e poi configurarla come meglio desideriamo. Allora, in questo primo video vorrei iniziare con presentarvi come si fa ad aprire un account, un conto sulla nuvola, sulla cloud personale chiamata Ubuntu One, che come sapete è un servizio di archiviazione dati e sincronizzazione dati nella rete specifica offerta da Canonical per la distribuzione Ubuntu. Ecco, faccio questa presentazione come primo passo, come prima parte, perché poi nel video seguente mostrerò quali sono i vantaggi di avere un conto, un account o conto, insomma, non so mai bene in inglese account, dico in italiano conto ogni tanto, vabbè, fate voi come preferite, un account, dicevo, Ubuntu One. Quindi per questo primo video ci creiamo l'account, nel prossimo vedremo quali possono essere le funzionalità utili e i vantaggi di avere appunto questo account attivato sulla propria stazione di lavoro, sul proprio PC. Allora, prima, concedetemi, visto che è il primo video, prima proprio di partire con l'argomento che ho appena annunciato, permettetemi un po' di pubblicità per Canonical e Ubuntu stessa. Visto che al CES di non so dove, non mi ricordo più, scusate, forse Los Angeles, insomma la grande fiera dell'elettronica, delle novità di ogni inizio anno, è presente per la prima volta anche Canonical, appunto, che è l'azienda che sta dietro Ubuntu, insomma, e altri prodotti, e Canonical
Canonical ha approfittato di questa sua presenza al CES per presentare uno dei suoi progetti che aveva annunciato al suo ultimo UDS, cioè l'Ubuntu Developer Summit, che è la televisione per esseri umani. Insomma, lo slogan di Ubuntu sapete che è la distribuzione per esseri umani, e qui presentano la televisione per esseri umani. Vedete qua, ecco, se andate con Google o aprite il vostro browser e inserite questo link facilissimo, ubuntu.com/tv, li posizionate direttamente sulla pagina TV del sito TV del sito principale di Ubuntu, e qui potete leggere le varie caratteristiche, come sarà, come non sarà, eccetera eccetera. La televisione, quindi, una delle offerte che Canonical vuole fare per ampliare, insomma, il suo raggio di interesse e di offerte riguardante Ubuntu applicato a vari tipi di apparecchio. Ecco che ha deciso di partire con un apparecchio televisivo che presenterà un'interfaccia tipo Unity, e quindi qui potete leggere i vari dettagli se vi interessa. Volevo fare un po' di pubblicità a questa coraggiosa e interessante iniziativa di Canonical. Televisione con Ubuntu a bordo, diciamo così. Poi un po' di refresh nella mia virtual machine, ecco qua. Altro piccolo spot pubblicitario prima di cominciare sul serio è un altro annuncio sempre avvenuto durante il CES, che è l'accordo raggiunto fra Ubuntu e Teleca, che è un'azienda specializzata in come si dice, in apparecchi di intrattenimento per automobili, ecco, tipo i navigatori, i lettori DVD e queste cose qua. Ecco, Canonical e Teleca porteranno Ubuntu nelle automobili, quindi altro ambito in cui Canonical vuole portare la sua interfaccia Unity, il suo cuore Ubuntu, Linux Ubuntu, anche nelle automobili. Quindi abbiamo visto annunciato il progetto per la televisione, e qui annunciato già un accordo con un produttore per applicare il prodotto principale di Canonical, quindi Ubuntu, anche agli apparecchi elettronici e multimediali che vanno sulle automobili. Niente male, direi, niente male. Questo 2012 possiamo dire che è iniziato con un bel botto anche per la nostra Canonical e la nostra Ubuntu. Chiudiamo anche questa pagina, e qui finalmente ci concentriamo sullo scopo di questa prima parte della miniserie verso Ubuntu 12.04, che è appunto l'apertura di un conto, di un account Ubuntu One. Come si fa? Allora, prima di tutto vedete che qui vi sto presentando, vi sto parlando lavorando in una virtual machine, vedete qua, che è già installata con Ubuntu Precise Pangolin 12.04, e siamo veramente agli albori della nuova distribuzione, che appunto verrà rilasciata in aprile. Agli albori intendo che è ancora un alfa molto molto giovane, però è sufficientemente stabile, è già sufficientemente stabile per poter essere perlomeno usata, come vedete, senza che escano troppi messaggi di errore, come capita spesso nelle versioni troppo giovani. In questo caso, tutto sommato, leggendo anche in rete, si dice che effettivamente è già sufficientemente stabile per essere usata con abbastanza fiducia. Addirittura il gran manager di Canonical, padre padrone Mark Shuttleworth, ha annunciato, non forse una settimana fa, non molto tempo fa, sul suo blog, che lui stesso sul suo portatile ha già fatto l'upgrade verso Ubuntu 12.04 effettivo, non in una virtual machine, perché appunto è già così stabile che lui si è sentito in grado di
di fare già l'upgrade sul suo portatile di lavoro. Io, essendo comunque un alfa a livello ancora molto primordiale, ovviamente non vi consiglio di fare la stessa cosa. Sapete benissimo com'è. Quando c'è un rilascio ufficiale si può essere fiduciosi e passare a quella versione. Quando non si è ancora nel rilascio ufficiale, solo gli sviluppatori, solo chi è ben cosciente di cosa può succedere, può permettersi di aggiornare la propria macchina così presto. Io ho installato naturalmente, ma nella virtual machine succedesse un disastro, pazienza, ho perso la virtual machine, non ho perso il mio PC principale con ancora la mia Ubuntu 10.04. Allora, Ubuntu One, quando si installa Ubuntu fresco, nuovo, installato da zero, una delle icone che appaiono qui nel lanciatore a sinistra è proprio questa arancione con un 1 sfondo bianco e un 1 dentro, che è U1, cioè Ubuntu One. Se si apre questa applicazione si vede che il pannello si chiama pannello di controllo di Ubuntu One. Eccolo qua, è proprio il cuore della gestione del proprio cloud, ovvero della propria nuvola personale. E qui ci sono un po' di spiegazioni, tra l'altro già tradotte in italiano, anche se siamo molto appunto a livello alfa. Se si preme questo bel pulsantone maggiori informazioni, si apre questa finestra che io ho già aperto in precedenza, che è la pagina principale, vedete, di Ubuntu One, oneubuntu.com, dalla quale poi si può fare anche la login per l'interfaccia web. E comunque qui, ancora una volta, vi invito ad accedere a questo link per visitare la pagina di Ubuntu One e vederne i vari dettagli che possono interessare, capire quali servizi offre allo stato attuale, quali potrà offrire magari in un prossimo futuro, eccetera, eccetera. Qui è vero, è tutto molto in inglese. Non c'è ancora nulla di tradotto in più lingue, purtroppo è così, ormai si sa, la lingua inglese è la lingua franca della rete, è quella che si trova sempre per prima, bisognerà un po' adattarsi. Comunque, vedete, c'è la bella pubblicità di tutti i vari servizi, andate in questo link e leggetevi tranquillamente quanto dicono. Voilà, quindi abbandoniamo per un attimo questa pagina. Allora, pannello di controllo di Ubuntu One, come facciamo a crearci un account? Dunque, se noi abbiamo già creato in precedenza, quindi siamo già clienti di questo servizio di Canonical, abbiamo questo link in basso, account già disponibile, si preme qui e dopo un attimo, ormai la povera virtual machine è un po' più lenta, e qui ci si mette il proprio indirizzo email dell'account scelto a suo tempo, la password, e si accede e ci si connette alla nostra nuvola personale già preesistente. Se invece non l'abbiamo ancora fatto, possiamo premere il pulsante iscriviti, eccolo qua, iscriviti, ed ecco qua che appare il pannello, questa volta per creare un nuovo account. Qui in basso ci sono delle condizioni d'uso. Se si preme questo pulsante, mostra le condizioni d'uso, dove si parla della privacy, di come è giusto utilizzare il servizio, e di come non si deve fare, di cosa si deve fare, eccetera. Insomma, un po' come anche per i servizi concorrenti tipo Dropbox o Voila, eccetera, eccetera. Anche qui ci sono delle condizioni d'uso che bisogna ovviamente rispettare. Allora, creiamo quindi il nostro account, mettiamo il nostro nome, voilà, metto il nome giusto, il nostro indirizzo, e quindi io scelgo
un indirizzo email esistente, ma non il mio principale, perché quello ovviamente è già occupato, quindi uso un indirizzo secondario. Allora me lo metto. K ciolina com. Qui si ripete, un po' come per le password, si ripete per essere sicuri di aver messo un indirizzo valido, mi raccomando, eh. Poi si può scegliere una password, ecco, minimo 8 caratteri, eccetera, eccetera, includere una lettera maiuscola e un numero, queste sono le regole minime. Allora, qui me la invento. Voilà, vediamo un po', ripetiamo, e poi qui per evitare problemi ci sono un paio di parole da ripetere in questo campo, famosi catchpa per evitare che sistemi automatici creino conti in massa e che non siano delle persone, diciamo degli esseri umani che stanno facendo questa operazione. Bisogna ripetere quanto c'è scritto qua sopra, quindi vediamo un po'. FFLE, spero di non sbagliare, perché poi queste cose a volte sono veramente difficili da leggere anche per una persona. Quindi flexibility, poi c'è un puntino, facciamo spazio, I G N I F E S. Dovrebbe essere giusto. Poi accettiamo le condizioni d'uso. Vediamo un po' se ho fatto giusto. Avanti. Inserire il codice di verifica. Ecco, vedete. Vedete l'importanza di mettere un indirizzo email che esista veramente, perché poi viene subito usato per mandarvi un codice di verifica che voi dovete inserire qui in basso per confermare che veramente siete stati voi a mandare la richiesta per aprire il conto, eh. Quindi vediamo un po' se adesso qui lo ritrovo. Eccolo qua, vedete qui, è arrivato per finire la vostra registrazione, apriamo il mail che è arrivato. Coraggio, schiacciato. Sì, no. Su, ecco, arriva. Poverino. Voilà. Allora, eccolo qua. Per finire la registrazione, un bel saluto. Quindi, come step finale per l'Ubuntu single sign-on, eccetera, eccetera, per la creazione dell'account, bisogna validare questo indirizzo email per essere sicuri che sia giusto, e quindi bisogna copiare e incollare nel campo questo codice, eccolo qua. Quindi ci provo, eh. È un po' lento reagire il browser. Ecco, copiato, lo incollo e faccio ok. Ecco, vediamo un po' cosa succede. Speriamo bene. Voilà, conferma, adesso sei collegato al tuo Ubuntu One. Molto bene, fin qui tutto bene, eh? Adesso vediamo il pannello di controllo cosa ci dice. Eccoci qua. Allora, praticamente il lavoro di creazione del nostro account per la nostra nuvola cloud personale è terminato. Vedete, sta già sincronizzando, si sta già connettendo, e particolarità che probabilmente chi segue il mondo Ubuntu lo sa già è che ci sono 5 gigabyte gratuiti, 5 gigabyte gratuiti. Se volete più spazio dovrete acquistarlo. Se andate sul sito che vi ho mostrato un po' prima, qualche minuto fa, qui
potete vedere che ci sono i vari servizi e cosa costano i vari servizi, fin dove è gratuito, fin dove non è gratuito, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, una volta creato il vostro conto, vi abilita già automaticamente la sincronizzazione file, lo vedete qua. Ecco. L'account vi dice che l'avete creato col vostro nome, quanto è occupato qua sopra, la vostra user che corrisponde all'email, eccetera, eccetera. Le cartelle, naturalmente all'inizio avrete solo quella per difetto, che è la cartella Ubuntu One, che la trovate, adesso vi apro Nautilus. Quindi possiamo mettere icona il browser. Eccolo qua che arriva. Eccolo qua. Allora. E purtroppo Virtual Machine ogni tanto con aperto un po' di roba è un po' lenta a reagire. Speriamo che arrivi. Vi voglio far vedere questa cartella che viene creata automaticamente e non si può nemmeno non sincronizzare, diciamo, questo è sempre sincronizzato di base per sistema, è così e non ci si può fare nulla. Adesso qua purtroppo vedo che accidenti, vediamo un po' se riesco a aprire questo povero Nautilus. Coraggio. Fatti vedere. Vuol dire che ho messo in crisi la povera Alfa. Poverina. Eccolo qua. Oh, secondo tentativo. Allora. Ecco, Ubuntu One, vedete, con il vistino che naturalmente è ancora vuota come cartella, quindi non ha tanto da sincronizzare. Qua sopra c'è lo stato di sincronizzazione. A dire il vero, qui vedo che continua a tentare di sincronizzare qualcosa e poi si sconnette. Non è escluso che ci siano dei problemi, essendo ancora, ripeto, in alfa questa versione di Ubuntu. Comunque, quello che volevo mostrarvi in questo video era proprio la procedura per aprire un conto Ubuntu One, quindi lasciamo per il momento perdere lo stato qui sopra e guardiamo dunque le cartelle, che coincide per il momento solo con questa. I dispositivi, quindi la mia Nikola VirtualBox, che poi questa, la macchina, il PC connesso in rete, si chiama Nikola VirtualBox e mostra che appunto è connesso. I servizi, appunto, è abilitato la sincronizzazione automaticamente e niente, tutto qua. Adesso nel browser a questo punto noi possiamo anche accedere all'interfaccia web che coincide con la parte client, cioè la nostra parte che vediamo sul PC, quindi mettiamo, che io non mi ricordo mai come si chiama il mio conto perché è quello che non uso mai, scusate, il mio punto, ecco qua, punto backup, ups, gmail.com, poi la nostra password che ci siamo creati prima intanto che creavamo il conto. Ecco, vediamo un po' e voilà. E voilà che è entrato. A questo punto vi presenta la dashboard, cioè l'insieme della vostra nuvola personale. C'è un bel saluto qui in cima, che
Vedete che c'è dashboard con quanti file ti ha caricato, cioè 0. Infatti nella cartella Ubuntu One non c'è assolutamente nulla. Vedendo che qui ci sono dei problemi di connessione, non so se creando un file effettivamente lo aggiorna o meno. Proviamoci comunque. Vedete, ci sono i vari simbolini che vi indicano che questo file viene preso in carico per essere sincronizzato, però appunto mi sembra che ci sia qualche problema. Comunque vediamo. Nel frattempo vi mostro brevemente appunto l'interfaccia web del servizio Ubuntu One, che è suddivisa qua con dei pulsanti in cima: dashboard, file, i file, che al momento ovviamente non essendoci ancora nulla non presenta nulla perché non è ancora stato sincronizzato nulla. Qui vabbè, volevo mettere almeno riga di testo tanto per metterci qualcosa nel documento casomai riesca a sincronizzarlo. Ecco, comunque appunto una presentazione rapidissima, quindi il dashboard con la visione d'insieme del vostro conto, i file che sono poi quelli sincronizzati dalle cartelle, in questo caso Ubuntu One, la musica, poi qui il discorso si amplia, comunque è possibile appunto sincronizzare la vostra musica che avete sul PC e ascoltarla anche sull'interfaccia web, in questo caso però è un servizio che potete provare per 30 giorni gratuitamente e poi invece poi dovrete pagare, appunto non è, vedete, 3,99 dollari al mese o 36 o qualcosa del genere dollari all'anno, quindi non è un servizio gratuito, è uno di quelli a pagamento. Potete crearvi delle note sull'interfaccia web, quindi averle poi a disposizione dappertutto. C'è proprio un editor e anche i contatti. Potete sia attivare delle sincronizzazioni, sia crearvi dei contatti, gestire dei contatti direttamente sul web. Non si sa mai, può sempre essere comodo. Comunque, le parti, il momento più interessanti direi, sono la musica sicuramente, anche se ripeto, non è totalmente gratuito. I file invece, perfino 5 GB è gratuito. E il dev, ecco, questa è l'interfaccia web di Ubuntu One. Ecco, qui appunto vedo, constato con voi, prendo atto che ci sono problemi, tenta di connettersi, di sincronizzare, ma in realtà non lo fa. Possiamo provare almeno, prima di concludere questo primo video, provare a forzare un'ultima connessione, a vedere se magari funziona. Comunque non era lo scopo di questo video in quanto tale, ma lo scopo era proprio mostrarvi la semplicissima e facilissima procedura per appunto aprire un conto Ubuntu One. In questo momento avete aperto la vostra nuvola, la vostra cloud personale. Grazie per l'attenzione. Ci vediamo nella prossima parte di questa miniserie. Grazie.